Da cosa nasce la vostra protesta che vi ha spinto a bloccare l'intero tratto di corso fino a Chiara Aprile? Dunque, nasce la protesta inizialmente per quanto riguarda un presidio fisso stabile che ci sono dai vigili urbani. Dal 7 settembre fino a giorni d'oggi, ancora oggi ci sono questi vigili urbani che ci prendono ogni giorno multe verbali e cose va. Il problema qual è? Che noi non riusciamo più a lavorare, perché lei pensi che corso fino a capire da una vita, si capisce che magari qualcuno posteggia, va in seconda fila e cose va. Ma io volevo dire questo: i vigili urbani devono fare i verbali, quello che sia, ma il problema è che l'accanimento è quello che a noi non piace. L'accanimento che ha appunto 4 mesi. Adesso siamo stanchi, non riusciamo più a pagare le tasse, non riusciamo a pagare la Tares. Tanti negozianti del Corso Camillo fino a Chiara Aprile stanno proprio per chiudere bottega. Grazie a questa situazione che ha accelerato un po', a parte la crisi, questa situazione ha accelerato molto questa situazione. Se le vedete, ci sono negozi che c'è scritto vendita, attività, c'è desattività, noi non ci riusciamo più nemmeno a coprire le spese. Ma prima si riusciva a lavorare, perché c'è una certa flessibilità dei vigili urbani, si riusciva a lavorare. Adesso col presidio fisso che hanno fatto alle 7 del mattino, con una ronda fissa ogni 10 minuti, e voi potete notare tutti i furgoni che ci sono lì, una ronda fissa, non riusciamo più a lavorare. Questo non è un servizio normale che fanno i vigili, è un accanimento. Ora venga qualcuno a spiegarci i motivi di questo accanimento che c'è, e noi almeno prendiamo le dovute precauzioni. Noi non riusciamo più, siamo disposti noi a stare tutto il giorno qui finché non ci accoglie qualcuno al consiglio comunale, ci faccia parlare con il sindaco o con l'assessore. Vogliamo capire il motivo di questo accanimento. Noi non possiamo stare qui a lavorare per niente, per pagare le spese della luce, dell'acqua, del telefono, quello che sia, quando i clienti non gli permettono nemmeno di fermarsi un secondo per poter comprare della merce. Purtroppo parcheggi, come sapete voi, qui non ce n'è, tutte zone blu, non c'è un lato dove che non si può, tutti e due i lati sono di parcheggi a pagamento, non si può fermare completamente nessuno. Là sotto non si può andare al tribunale perché costa l'ira di Dio, ognuno che deve fare la spesa ovviamente necessita di quei 5 minuti di fermo, altrimenti la gente se ne va tutti nei centri commerciali. Quanto durerà il blocco della strada? Io spero il più breve tempo possibile, che qualcuno accolga e oggi ci riceva in consiglio comunale, o quantomeno viene presente qualcuno, ci faccia sapere qualche cosa. Noi siamo disposti a toglierlo dallo stesso secondo, perché non è che è un blocco, lo sappiamo che creiamo dei disagi, ma a Palermo se lei non crea disagi non viene nessuno ad ascoltarci, per cui qual è il motivo? Se non crea, i disagi si creano appunto e poi ci ascoltano, anche questo purtroppo Palermo.